Ciao, sono Anna Maria e sono un'insegnante di yoga e consapevolezza. E nel video di oggi, indovina un po', ti voglio parlare di perché è importante ridere da soli. Facciamo un passo indietro. Perché è importante ridere? Che importanza ha ridere nella nostra vita? La risata ha moltissimi aspetti, ha molteplici aspetti. E uno di questi è il fondamento della comunicazione. Ridere è un aspetto fondamentale nella comunicazione, in particolare la comunicazione non verbale. E quando ridiamo possiamo dire tantissime cose, anche con una sola risata. Potremmo ridere perché magari siamo sotto effetti di sostanze, come può essere l'alcol, come possono essere le droghe. Possiamo ridere perché magari abbiamo visto qualcosa che ci ha fatto ridere, quindi un video comico o magari un semplice bambino che ride. Possiamo ridere perché ci hanno stimolato la risata, come per esempio il solletico. O possiamo ridere perché non abbiamo nessun motivo per ridere. E oggi io ti voglio parlare proprio di questo aspetto. Ridere senza motivo. In qualche video fa ho parlato, anzi, ultimamente ho parlato tanto di yoga della risata, ma oggi non voglio parlarti in particolare dello yoga della risata, voglio parlarti del perché è bene ridere da soli, o perché si può ridere da soli. Sì, lo yoga della risata sicuramente è una tecnica che ci può aiutare a compiere questo gesto, ma non è uno dei fondamenti. La risata simulata, infatti, la possiamo sviluppare anche semplicemente come una espirazione profonda. Quando ridiamo, nel nostro cervello si attiva tutta una serie di produzioni di neurotrasmettitori che ci aiutano a stare meglio. In questo periodo particolare in cui il nostro stress è sicuramente a livelli molto elevati, perché stiamo vivendo una situazione che non è la normalità, stiamo vivendo una situazione in cui siamo costretti a stare in casa o comunque ad andare a lavorare in condizioni che non sono quelle che abbiamo vissuto di normalità fino a questo momento. Senza toccare l'argomento normalità, che sicuramente è un argomento molto molto vasto, ma voglio parlare di quello che in realtà abbiamo sempre fatto. La nostra quotidianità è sempre stata suddivisa per step. Ci si alza la mattina, ci si prepara, si va a lavorare, si torna a casa, si mangia o magari si mangia in mensa e poi si torna e poi si vive la vita quotidiana normale. In questa situazione ovviamente non è così, quindi il nostro cervello è sottoposto a un altissimo livello di stress. Perché? Perché siamo costretti a condividere magari lo spazio con delle persone che prima magari vedevamo un'ora al giorno, 2 ore al giorno e adesso siamo costretti a vederle 24 ore. O magari, come nel mio caso, siamo completamente da soli, l'unico contatto ce l'abbiamo con i nostri amici animali. Oppure penso ancora a tutte le persone che addirittura non hanno neanche gli animali e quindi sono completamente da soli, in contatto solo con la tecnologia. E allora mi chiedo, come posso io mantenere comunque uno stato elevato di energia? Come posso comunicare con la mia interiorità cercando la gioia e cercando una metodologia che possa mantenermi in uno stato emotivo alto? La risata in questo ci viene in aiuto ed è per questo che è importante imparare a ridere da soli. E ripeto, non devo per forza appellarmi allo yoga della risata o una tecnica in particolare, perché la risata, come vi dicevo prima, può essere scatenata da vari fattori. Sicuramente uno è la stimolazione visiva e uditiva, ovvero lo stimolo della risata attraverso dei film comici, attraverso dei video, attraverso appunto sentire qualcun altro che ride.
questo va a attivare una parte del nostro cervello che ci aiuta comunque alla produzione di endorfine e serotonina, ovvero i neurotrasmettitori del benessere. Ma posso anche utilizzare posso anche utilizzare magari qualche altro strumento, che ne so, appunto guardarmi allo specchio e immaginarmi ridere e iniziare a ridere. C'è un detto inglese che dice fingi finché non è vero, quindi fingere di ridere fino ad arrivare a una risata vera, ed è su questo che appunto si basa lo yoga della risata, quindi utilizzando una tecnica pratica per ridere. Oppure posso, se sono in compagnia di qualcuno, posso giocare, quindi utilizzare il solletico per aiutarmi a ridere. Ridere è fondamentale perché ci aiuta a attivare tutta una serie di meccanismi nel nostro cervello che ci aiutano a mantenere alto il tono dell'umore, che in questa situazione di stress sicuramente è molto utile. Ridere da soli è fondamentale perché ci dà quell'indipendenza e quell'autonomia che ci permette di vivere dei momenti di leggerezza e di armonia e di equilibrio e di stabilità senza doverci per forza affidare a qualcun altro. La risata è una tecnica potentissima per stimolare anche le emozioni positive, come appunto la gioia, la felicità, la bellezza. E quindi imparare a ridere da soli è una tecnica fondamentale. Ma come possiamo fare a ridere da soli? Come vi dicevo prima, ci sono tanti esercizi che si possono fare. Fondamentalmente, che cos'è la risata? La risata è un'espirazione profonda, quindi se io mi concentro a trattenere l'aria e buttarla fuori ridendo, anche se all'inizio può sembrare totalmente sciocco e totalmente inutile, alla fine con il proseguire dell'allenamento vi verrà una risata assolutamente libera e spontanea. Quindi come possiamo farlo? Oggi voglio farti vedere tre tecniche per ridere da solo. La prima tecnica è mettere un dito sul naso, inspirare profondamente, trattenere, e quando non ce la faccio più butto fuori l'aria ridendo. Questa è una tecnica per iniziare a ridere da soli. La seconda tecnica è ancora più semplice. Devo mettermi davanti allo specchio, guardarmi bene negli occhi, sorridere e iniziare a ridere silenziosamente. Sentendo la pancia che si muove, questa risata completamente finta e completamente silenziosa aiuta con lo sguardo, quindi focalizzandomi con lo sguardo sui miei occhi, aiuta a mandare il messaggio al cervello di ridere da solo e quindi mi scoppia la risata. Un altro esercizio, l'ultimo che ti mostro oggi, quindi il terzo esercizio, è la risata completamente muta, a bocca chiusa, che è ancora più complicata, perché io devo ridere, ma non devo emettere suoni e non devo fare vedere i denti, quindi rido così. Come vedete è molto difficile perché in automatico ci viene da far vedere i denti e ci viene da espandere il nostro sorriso. Questi semplici esercizi sono fondamentali e utilissimi per aiutarci a mantenere uno stato emotivo alto quando in questo momento, ma nella vita quotidiana, abbiamo dei momenti di forte sconforto. Perché funzionano? Funzionano perché, come vi dicevo prima, si attivano i neurotrasmettitori, quindi il joy cocktail, si attivano tutti quei
quei processi nella nostra testa che vanno ad attivare il nostro cervello a produrre la chimica del benessere, la serotonina, le endorfine, anche la dopamina, e tutti questi neurotrasmettitori favoriscono la diminuzione del cortisolo, quindi l'ormone dello stress si abbassa. È ovvio che per potermi sentire in armonia e non sentirmi a disagio e quindi fare in modo che il mio cortisolo non salga, non devo stare nel giudizio, ovvero se mi sento stupido, se mi sento a disagio, se mi sento in qualche maniera non adatto a quello che sto facendo, non mi devo forzare troppo, perché il forzarmi troppo nella posizione, nella situazione, nel gioco, mi va a causare l'effetto contrario, ovvero mi fa aumentare il cortisolo. Quindi non è quello il nostro obiettivo. Se non mi sento a mio agio in questa situazione, posso perfettamente fermarmi e dire ok, oggi non è il momento. Non lo faccio con giudizio, mi accolgo nelle mie emozioni, mi accolgo nelle mie sensazioni, perché solo questo ci permette di essere amorevoli con noi stessi e a veramente aiutarci a abbassare il cortisolo e quindi lo stress all'interno del corpo. E comunque posso utilizzare tutte le tecniche, tutte le risate che abbiamo a disposizione. Quindi se non riesco a ridere da sola o da solo, posso andare a guardarmi un bel video, posso andare a sentire un bambino che ride, posso guardare qualcosa che mi fa divertire e quindi aiutarmi con uno stimolo a ridere in maniera spensierata. Stessa cosa, adesso non voglio che sembri che vi sto invitando a farvi un bicchiere di vino, però a volte l'alcol, se bevuto in maniera molto controllata, quindi sto parlando di un bicchiere, non sto parlando di una bottiglia o due, ma di un bicchiere, ci aiuta ad abbassare quei freni inibitori che ci permettono di uscire e di allentare quelle tensioni che ci favoriscono la risata. Ripeto, non è un invito a bere, è un invito alla leggerezza con consapevolezza, perché come si sa sono gli eccessi che non vanno bene, ok? Non prendetelo come adesso vado a farmi la bottiglia di vino perché l'ha detto, no, vi sto dicendo potete utilizzarlo, sarebbe meglio no, però se proprio avete necessità di staccare un attimo la testa, un bicchiere di vino può essere utile e favorisce il rilassamento. E un'altra cosa che posso dirvi, adesso non mi viene in mente, quindi vabbè, quando mi verrà in mente ve lo farò sapere. In ogni caso, se questo video ti è piaciuto, ti invito a mettere un pollice in su, iscriverti al canale e a attivare la campanella per ricevere tutti i prossimi video. E se ti è piaciuto, vuoi aiutare qualcun altro a poter ridere incondizionatamente o pensi che possa essere interessato a questo genere di argomenti, ti invito a condividere il video e niente, lasciarmi un commento se vuoi sapere qualcosa in più. Ti ringrazio per avermi guardato e magari ci vediamo alla prossima per ridere di nuovo insieme. Grazie e Waheguru, Namaste, ciao!